Oh, ma salve appassionati, eccoci qui in compagnia delle Sound Pits, delle cuffie che hanno dalla loro la particolarità di avere dei buoni materiali pur essendo delle cuffie economiche, delle cuffie che vi possono servire per il tempo libero, delle cuffie che vi possono servire anche magari per fare un minimo di gaming, ma soprattutto anche se dovete viaggiare perché hanno la cancellazione attiva del rumore, quindi ANC su questo dispositivo è super mega caratteristica di queste cuffie. Ve lo dico subito che secondo me è la caratteristica principale di questo dispositivo. Sta nel fatto che la batteria dura all'incirca 113 ore. L'ho testate? Sì, l'ho testate ovviamente prima di parlare ed effettivamente è così, che di solito si tende a dichiarare delle cifre pazzesche, magari sulla carta invece no. Veramente questo aspetto positivo mi ha sorpreso sulla batteria. Infatti qui si parla di un'autonomia durante la riproduzione standard, quindi senza l'attivazione, della cancellazione automatica del rumore, di una durata di 123 ore. Bluetooth 5.3, capacità 1000 mAh di questa batteria, di questa batteria sì, all'interno delle cuffie. Cuffie che si possono gestire normalmente senza utilizzare l'applicazione, ma se vogliamo c'è anche un'applicazione al suo interno fatta molto bene. Che altro c'è in confezione? Dei piccoli cavetti, oltre a una serie di libricini che spiegano molto bene anche in italiano. Quindi troviamo il cavetto per andare a collegarlo a un PC o una console di gioco e il suo alimentatore USB-C standard che è posto qui lateralmente. Libricino che, come vi dicevo, ha anche la sua lingua italiana con spiegazioni ben scritte, molto semplici, ovviamente ben strutturata. Andiamo a vedere velocissimamente i tasti, così vi mostro, vi faccio capire meglio quanto è semplice utilizzarla anche senza applicazione, perché poi vediamo l'applicazione. Tanto i materiali di cui vi dicevo prima sono molto comodi, molto elastiche, quindi facilmente utilizzabili durante l'inserimento e non pesano tantissimo, quindi non vanno a inficiare, non vanno a stancarvi quando le indossate, anche se poi le appoggiate, le mettete al collo, quindi potete, diciamo, usarle tranquillamente per tantissimo tempo. Soffici, morbidi questi materiali con queste spugnette qui di Ecopelle, che se tanto mi dà tanto, secondo me dureranno anche tantissimo nel tempo. Mentre qui, oltre a queste plastiche, troviamo questa stoffa, questo rivestimento in tessuto. Vi dicevo dei tasti. Subito in primo piano troviamo il tastino di accensione e spegnimento. Infatti vi basterà tenere premuto il pulsante per 3 secondi e non l'avete sentito voi, ma c'è una voce che praticamente ha detto che le cuffie sono accese. Quindi feedback vocale, mentre ovviamente basterà tenere premuto 5 secondi per andare a spegnere. Si possono abbinare due dispositivi, quindi diciamo non dovete stare a spegnere e accendere il Bluetooth del vostro dispositivo ogni volta che ne potete cambiare uno. Tipo, che ne so, se avete un iPad, potete andare a collegarle con l'iPad e contemporaneamente collegarle al vostro iPhone. Se per caso poi decidete di utilizzarle con il cavo, ovviamente non avete neanche bisogno di dirlo, dovete semplicemente connettere il cavo. Ma questa parte adesso non ci interessa, vi faccio vedere anche i tastini laterali che non soltanto ci serviranno per andare ad alzare o abbassare il volume, ma ci servirà anche per andare alla traccia successiva e alla traccia precedente. Mentre invece il tastino, pulsantino di accensione, è anche un tasto multifunzione che ci servirà, premendolo due volte, di andare a da far rispondere a una chiamata o attivare l'assistente vocale. Se invece diamo una pressione leggermente più prolungata di un secondo e mezzo circa, chiudiamo la chiamata. Mentre allo stesso modo, con una pressione veloce, andremo a mettere fare play pausa e stessa cosa andremo ad avviare una chiamata velocissimamente. Tre pressioni veloci lo mettono in modalità gaming.
Andiamo sulla parte sinistra, quindi guardate indicazione all'interno right and left, sulla parte sinistra il tastino per attivare la cancellazione del rumore. In questo momento state vedendo anche l'applicazione che ci indica il dispositivo che è collegato con il livello di batteria 100%, perché le ho ricaricate da poco per farvi vedere il video. Le SoundPeats Space, Space è il nome di questo modello, delle SoundPeats ci sono tantissime tipologie di cuffie, qui infatti troviamo poi uno store con tutti quanti i prodotti, ma adesso rimaniamo concentrati sulle nostre cuffie perché poi nella schermata home possiamo andare a decidere se aggiornare il firmware. Qui c'è un messaggio che ci ringrazia per l'acquisto, oppure andare direttamente nelle impostazioni. Come vedete c'è la lingua italiana e qui invece abbiamo tutta una serie di controlli dedicati alle funzionalità e all'equalizzazione, che può essere personalizzata oppure lasciare quella lì di base. Come vi dicevo, potete fare tutto quanto tramite le cuffie, quindi non dovete necessariamente aprire l'applicazione, però c'è anche l'applicazione e posso andare ad attivare la modalità di gioco, la modalità trasparenza. Se state indossando queste cuffie over ear potete andare ad attivare la modalità trasparenza e sentire tutto ciò che vi circonda direttamente. Se state facendo un volo o volete isolarvi tranquillamente, attivate la modalità ANC, mentre invece la modalità normale, che è quella che poi vi garantisce un'autonomia infinita, è quella lì che di solito vi conviene tenere attiva. Vi avvicino il microfono così vi faccio sentire anche come viene riprodotto il suono. Ok, quindi insomma più o meno questo, ovviamente con tutti i criteri possiamo fare attraverso YouTube, quindi poi dipende molto sia dal vostro dispositivo sia dal mio microfono, non potete, diciamo così, capire quanto è la qualità di queste cuffie, se sono delle cuffie che possono fare al caso vostro, anche perché ripeto sono delle cuffie comunque di fascia bassa economicamente parlando, che però fanno il loro. Quindi sia che volete fare magari un regalo o le volete semplicemente provare, io vi lascio il link qui sotto ad Amazon, magari con un ulteriore sconto oltre a quello che già vedo in questo momento, che è del circa il 15%, così le volete provare, o poi se non vi piacciono potete sempre fare il reso, però io vi garantisco che secondo me, se state cercando una cuffia, queste qui fanno il loro. Manca la parte touch qui, che poteva essere un ulteriore valore aggiunto rispetto a dei modelli che abbiamo visto, però sono delle cuffie semplici senza tanti fronzoli, che magari poi non si va a rompere la parte dei touch, quindi magari anche se le prendete le buttate dentro a uno zainetto. Ecco qui magari un sacchetto ci stava benissimo, ma un sacchetto veramente di un paio d'euro per buttarle dentro ci poteva stare, non c'è, peccato. Questi sono gli unici contro di queste SoundPeats Space. Per il resto, cuffie che vi consiglio, e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao appassionati!